Allora, noi sappiamo che tu hai una cultura del porno molto molto ampia, ma sappiamo che qua a Stracult forse c'è qualcuno che ti batte, quindi ti vogliamo mettere alla prova. Ti prego di seguirmi sul palco. Opla! Ah, e vorrei far entrare chi cercherà di batterti. Jim Max, dove sei? Quando il gioco si fa duro. Lui sarà il tuo concorrente. Sì, ma come lo devo battere? In che senso? No, no, vi saranno poste delle domande, sedete quiz, lì, okay, prendete okay. Quanto il gioco si fa duro si può dire? No, se no me ne andavo subito, ok. Ma scusa, ma che quiz è? Jim Max, allora, Jim Max contro Rocco sì. Siffredi sulla cultura pornografica mondiale. È come, fa un quiz a Marco su Bombolo, è la stessa cosa. Cioè, noi crediamo in te, Stracult è dentro di te. Vai. Quindi i ragazzi sono quelli che hanno inventato, trovato, cercato le domande, perché anche loro hanno una cultura pornografica molto ampia. Prego di cominciare. Valentina, ragazza in calore. È il primo film di Moana Pozzi. Moana recitava con uno pseudonimo. Quale? Amber Lynn, Linda Everett o Valentina Casta? Ma bisogna suonare. Sì, bisogna suonare. Faccio suonare lui semplicemente perché la sa, ma la so anche io perché il primo suo film, quello da Moana Reale, l'ho fatto io. E non si chiama così, si chiama Fantastica Moana. Però no, è giusto, no, è giusto. Però hanno ragione loro, perché Moana prima di me ha fatto un altro film ed è quello là. E lei si chiama, infatti, siccome Amber Lynn mi è rimasta qui, esisteva, l'ho conosciuta, però mi è rimasta qui, non è lei. Neanche la seconda, è la terza. Suona, no. Vai! No, Boni, no, è la terza. È la seconda, però no. ti sei sì. Qual è? Amber Lynn, Linda Everett o Valentina Casta? Linda Everett, però vedi, non ho fatto io il film. 0-0. Quindi non potevo sapere. Tu lo sapevi, dai. Linda Everett. Ma lui lo sapeva. Allora, vedi. Gino, sapevi? Sì, lo sapevo, sì, però gliela do buona a Rocco, gliela do. 0-0. 0-0. Ragazzi, 0-0. Siate spietati, Quale tra questi titoli non esiste? Numero 1, l'importanza di chiamarsi Ernest. Numero 2, eiaculazione da Tiffany. Numero 3, quarto potere. Secondo me quarto potere. Dovete suonare, raga, dovete suonare, vi prego. Ma sti campanelli, fatemi cantare. Ammazza, che fatica. Quarto potere. Bravissimo. Quarto potere, se non sbaglio, non è un porno. Non è un porno, certo. Ok, 1 a G, si vai. Si vede che non sono esperto, vedi? Ultima domanda, che come al solito, come nella migliore tradizione, chi indovina questa vince tutte. Sì. Ok. Convalidando completamente le altre. Sì, esatto. Quale tra queste attrici è la più pagata nel mondo del porno? Lisa Ann, Jenna Jameson o Andrea De Logu? Io lo so, però fallo dire a lui, è Jenna Jameson. Ok, sì, infatti Jenna Jameson è più pagata da Andrea De Logu, è vero. Pazzesco! È vero, è incredibile, com'è con possibile? Tutto quello che ci metto poi, impegno! Cambia gente. No, ma io lo so perché è la pornostar più pagata al mondo in generale. Sì, quindi sì, 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 sì. Cambia ti ringrazio per avermi citato nel mio secondo lavoro. Anche se devo dirti la verità... Io ho fatto un film con Jenna Loves Rocco, che è tutta una serie delle ragazze di Vivid. La meno pagata, qual era la... Andrea De Logu, quella più pagata. Lisa Ann è molto più divertente. Rimaniamo infatti su questo molto più divertente, perché noi di Stracult facciamo sempre delle ricerche molto approfondite su il repertorio dei nostri ospiti. E guarda cosa abbiamo trovato per te. Torero